Quello della memoria è un tema che cerchiamo di riportare in tutte le edizioni del festival. Qualche anno fa gli abbiamo dedicato un'intera edizione e lo facciamo perché siamo fermamente convinti che il passato e ciò che rappresenta sia fondamentale per quello che andremo a costruire un domani. La scelta di Fertilia è una scelta meditata e cui teniamo molto, perché tra l'altro l'impressione è che si leghi tantissimo a tante cose che succedono oggi. E Fertilia, oramai 60 anni fa, anche di più, era un momento di incontro, un momento in cui altre persone arrivavano nel nostro territorio, che si sono integrate con un percorso lungo che a volte ha trovato anche degli ostacoli, ma che oggi sono noi, cioè sono persone che sono sedute con noi e che fanno parte della nostra comunità, non sono più altri. E questa è una cosa che probabilmente ci servirebbe metabolizzare per provare a capire che cosa dovrebbe succedere tra qualche anno alla nostra comunità un pochino più grande. E detto questo, inizierei un pochino a raccontarvi l'edizione del festival. Lo faremo con i protagonisti, lo faremo di volta in volta nelle prossime giornate. Il festival è organizzato dall'associazione Itinerandia ed è frutto di una serie di collaborazioni, che ci sono tanti enti che lo sostengono, la regione Sardegna, il comune di Putifigari, con cui abbiamo aperto sabato scorso la prima giornata, l'Istituto Treccani, che è un partner e un amico del festival, e soprattutto il comune di Alghero. Per cui io inviterei l'assessore alla cultura Marco Di Gangia a salire un attimo sul palco per portare il saluto della città. Stasera Fertilia ce la racconteranno quattro persone che conoscono molto bene la sua storia, la sua architettura e le sue persone, e sono Marisa Brugna, Enrico Valsecchi, Giorgio Peghin e Raffaele Sari. Grazie, buonasera a tutti. Per noi, dove sei? Voglio avere davanti con te. È un piacere essere qui. Parlo a noi, ovviamente facendo riferimento in primis a me, a singolare, ma al sindaco Mario Conosci, che vi trasmette il suo incoraggiamento per continuare ad andare avanti con questa vostra iniziativa che illustra Alghero, mettendo a disposizione di chi ha la passione e il piacere di seguirvi, di conoscere veramente argomenti e temi che non sono solo relegati alla letteratura, ma ormai spaziano in ambiti molto più ampi, dalla musica ad altre manifestazioni della creatività umana. Per cui anche il mio è un incoraggiamento: andate avanti e siamo con voi sia come amministrazione sia come Fondazione Alghero, mi auguro, a sostenere negli anni a venire questa vostra iniziativa. Un caro saluto ai relatori di stasera, che conosco tutti personalmente, so quanto abbiano vissuto, studiato e in qualche modo fatta loro la storia di questa città di fondazione Fertilia, che tutti noi ben conosciamo e che ha segnato profondamente, io credo, anche la storia della nostra città di Alghero, proprio per questa osmosi che all'inizio è stata difficile creare un'integrazione piena tra chi arrivò a Fertilia in un momento particolarmente duro della storia della nostra nazione. E pian pianino però è diventato a tutti i livelli un cittadino algherese, per cui io sono soddisfatto di essere qui stasera e ascolterò con estremo piacere gli interventi dei nostri amici. Per cui buon lavoro e in bocca al lupo, e a ritrovarci, io mi auguro, anche nel 2020. Grazie. Un ultimo dettaglio che anche cui siamo legati per questioni d'affetto. L'evento di stasera si intitola Il passato davanti a noi. È un titolo che abbiamo rubato a Bruno Arpaia, che è un amico del festival, che ha intitolato un bellissimo romanzo che tratta temi diversi, ma che vi consigliamo di leggere proprio con queste parole.
Grazie. Io passerei direttamente la parola a Raffaele Sari, che farà un pochino da coordinatore della serata, e così iniziamo. Buonasera. Mi preme ringraziare la libreria Cyrano perché mi ha dato l'occasione di inaugurare questa rassegna, e vorrei aprirla proprio ricordando l'importanza di questi appuntamenti. Questa città, attraverso una serie di rassegne letterarie, Alghe Negra, la rassegna del gesto, Mesa Prop e Dall'altra parte del mare, vanta un appuntamento di quasi 4 mesi senza soluzione di continuità. È un patrimonio di cultura molto importante, un fiore all'occhiello della città che consegniamo all'attenzione dell'amministrazione e della fondazione perché prosegua ad incoraggiare e sostenere questa peculiarità di questa città. È una città vivace per le associazioni culturali, piena di iniziative, ma che d'estate regala ai turisti e ai nostri cittadini e concittadini l'occasione, l'opportunità di incontrare scrittori di livello nazionale ed internazionale e di vivere anche appuntamenti come questi dedicati alla nostra memoria. Fertilia è una delle 3 città di fondazione, anche se non è mai assurta al titolo di comune, della Sardegna, insieme ad Arborea, Mussolinia e insieme a Carbonia. Queste città di fondazione sono state volute dal regime fascista durante il ventennio con un obiettivo, quello di realizzare qualcosa che in realtà era stato progettato prima, realizzare 2 grandi ambizioni della Sardegna. Una, quella di bonificare le terre paludose e combattere uno dei grandi problemi dell'isola, che era la malaria, problema peraltro comune a gran parte del meridione d'Italia, e l'altro, dare uno sbocco ad un'economia in qualche modo moderna, diversa da quella agropastorale. Infatti Fertilia ed Arborea, Mussolinia, originariamente addirittura villaggio Mussolini, nascono come centro di operazioni, vaste operazioni di bonifica, volute addirittura e progettate, ideate, pensate già nel 1911, quindi molto prima del regime, dal governo Nitti. Mentre Carbonia nasce perché c'è il sogno di costruire una specie di Ruhr, diciamo tedesca, nella nostra isola, con il polo minerario dell'Inglesiente. Queste città hanno in comune diversi elementi. Innanzitutto hanno appunto in comune quelle di essere state fondate da un regime. E brevemente vi dirò che forse questa peculiarità è stata inizialmente la scintilla che ne ha dato origine, ma poi forse anche un limite, cercherò di spiegarmi. Hanno accolto persone, soprattutto persone che venivano chiamate a lavorarci, quindi come manodopera, da diverse parti d'Italia. Quindi sono stati subito luogo di accoglienza e hanno continuato ad esserlo anche dopo il regime, con l'alternarsi a Fertilia, prima diciamo dei ferraresi e poi di tutti coloro che arrivavano dall'Istria, dei giuliani. Hanno ospitato un'occasione, poi ce ne parlerà meglio Giorgio, che credo abbia sollevato a suo tempo grande entusiasmo, perché hanno dato la possibilità di di costruire quell'idea di architettura che tra l'altro era un'idea che in Italia aveva davvero degli interpreti straordinari, del razionalismo in tutte le sue sfumature, perché il razionalismo architettonico di Arborea ad esempio inizialmente non era identico, simile a quello di Fertilia, e hanno con questo anche contaminato il territorio, perché proprio mentre lavoravano all'edificazione di Fertilia ad esempio, alcuni architetti hanno firmato alcuni edifici che se voi girate per la città probabilmente riconoscete, perché hanno proprio i tratti tipici del razionalismo.
tutte queste città in fondo sono rimaste per certi versi incomplete rispetto al progetto iniziale. Fertilia in modo particolare, perché in realtà Fertilia fu davvero popolata soltanto dopo la guerra, con il massiccio, con la massiccia affluenza dei profughi giuliani. Ecco, dicevo prima del regime che dà vita, ma che in qualche modo poi diventa in qualche modo limite del futuro di questo agglomerato urbano. La storia purtroppo viene spesso equivocata, viene mal usata. La storia la studiamo per conservare la memoria del nostro passato, e in realtà noi dovremmo conservare la memoria del nostro passato per costruire il futuro e non per macchiarlo di altre cose, non per usarlo a seconda delle necessità politiche o partitiche. Io credo che la colpa, il peccato originale della fondazione fascista di Fertilia, in fondo non sia mai stato del tutto scontato, evidentemente. Non mi do altra spiegazione. Se provate a camminare dal Leone a Lato, dal Molo, dalla penisola, verso la chiesa Fertilia, se lo fate magari al tramonto e vedete quelle luci che colorano le pietre di un colore degno di un quadro di De Chirico, e non sono solo le figure, ma anche i colori appunto a richiamarlo. Se guardate gli edifici, lo stato degli edifici che hanno dato in qualche modo la possibilità a grandi architetti di dare vita alla loro originalità, parlo ad esempio del cinema, parlo ad esempio della scuola elementare, che forse è quella che per motivi di utilità è stata meglio mantenuta, e parlo dell'insieme, della visione d'insieme dell'agglomerato. Non trovate una spiegazione al perché Fertilia sia così in questo momento, trascurata, usiamo questo termine. Se poi vi capita di andarci di sera, come fanno spesso gli algheresi per scappare dalla confusione della nostra città, a mangiarvi un gelato o a gustare qualche pietanza, e la trovate affollata sotto quei portici, com'è in questi giorni? È bastato aprire un locale in più, dare alla tabaccheria la possibilità di vendere gelati, e improvvisamente quei due portici si sono popolati la sera di tantissime persone. Ecco, se la vedete in quelle condizioni, capite che quella città era nata per questo. Era nata per essere luogo di accoglienza, essere completata dall'elemento umano. Invece parliamo di una borgata che lotta per mantenere la sua identità, lotta per mantenere la dignità dei suoi edifici, lotta per mantenere la dignità dei suoi luoghi, e lotta anche per mantenere la sua esistenza demografica. C'è una scuola che ogni anno fa fatica a ricostituirsi come presidio di istruzione in quel luogo. Ecco, non mi do nessun'altra giustificazione se penso che quegli edifici che ancora ammiro non sono ammirati da me, che sono un dilettante, un beginner dell'architettura, anzi un ignorante, usiamo il termine corretto, ma sono ammirati anche dall'architettura internazionale. Il razionalismo è stato da decenni riscoperto e valorizzato al di là dell'oceano, e noi ancora lo lasciamo cadere a pezzi, questo patrimonio. Ecco, questa città è nata come un sogno, probabilmente, da chi l'ha voluta, e non parlo del regime, parlo degli architetti che hanno avuto l'occasione di costruire lì il loro ideale di architettura e di urbanizzazione. Ed è rimasta incompleta. È rimasta incompleta perché nel frattempo la storia è andata avanti, è arrivato un conflitto mondiale, ha interrotto quello sviluppo, l'ha segmentato in due momenti, che poi Giorgio ci spiegherà, e ha lasciato un'impronta, soltanto un'impronta Fertilia, fortissima, che però sembra si faccia di tutto per cancellarla. Allora l'altro augurio che faccio all'assessore alla cultura, alla nuova amministrazione, di mettere fine a questo spreco di occasioni, a questo
perdere una memoria e un patrimonio così importante e mettere in atto la restituzione a questo luogo della dignità che merita. Per sapere dove nasce Fertilia, in quale contesto, in quali luoghi, Enrico Valsecchi ci racconterà proprio del contesto territoriale dove sorge Fertilia nel 1936. Quindi passo a lui la parola, grazie. Grazie e buonasera a tutti. Di descrivere che cosa c'era in quella piana della Nurda, in un punto della quale è sorta Fertilia. E parlare di Fertilia significa parlare anche di bonifiche, perché sono due termini che si uniscono facilmente tra di loro. Però bisogna intendersi su una cosa. In America le bonifiche le fanno i privati, guadagnano o perdono dall'investimento. Noi, specialmente in Italia, le bonifiche le facciamo fare allo Stato o a chi per esso è o ha ragione. Ne consegue che il fruitore di questo investimento è quello normale di uno privato che ci guadagna sopra, ma il fruitore dell'investimento non è altro che una persona che lavora nella zona prescelta per la bonifica e si aspetta socialmente molto, ma molto di più di quanto sia disposta la società in quel momento a dargli. Quindi si crea un problema che si trascina ancora oggi. Si chiede molto perché è lo Stato che paga, ma lo Stato non, a fronte di questo spettro di richieste così vasto, non può venire incontro a tutte le richieste fatte. Sicché la situazione è sempre di tensione. Io non credo che si risolverà tutto facilmente, però credo che questo stato di tensione, questo vedere l'intervento dello Stato su chilometri quadrati di superficie, sia per tutti, ma per lo studioso in particolare, un elemento interessante. Praticamente noi attraversiamo chilometri di bonifica fatta dallo Stato, quindi abbiamo sotto gli occhi l'intervento dello Stato in economia, cosa che è naturalmente molto interessante per vedere gli sviluppi che ha avuto e che avrà. Quindi tra le tante cose che Fertilia ci regala è anche questo, poter studiare l'economia politica. Ho detto la parola politica che poi mi richiama ad altri versanti della storia di Fertilia. Più che storia, io al momento degli studi in corso parlerei di ipotesi narrative, perché la storia ancora non è stata fatta e tantomeno è stata fatta quella di Fertilia. Ci abbiamo provato, ma per quanto mi riguarda credo di essere appena agli inizi. La storia comprende la visione completa, ma senza illudersi troppo. Lo stesso Benedetto Croce ci insegnava che non si può pensare alla storia come la possibilità di far rinascere con lo scritto quello che è successo. Basta pensare che bisognerebbe mettere nel conto l'interesse dell'autore, cioè dello storico. Quindi fare una storia di Fertilia è cosa veramente difficile, ma all'uomo, come a tutti, piace la sfida. Quindi concludo questa breve introduzione parlando di una sfida che c'è. La sfida è la storia di Fertilia. Io ho lavorato un pochino, ma credo che molti altri seguiranno l'esempio che è stato dato molti anni fa, con la nascita anche di stampa di un libro edito dal Rotary Club, e che è andato molto bene, che penso poi ci sarà anche qualche altro autore. Però lo spazio che mi è stato assegnato non me ne devo dimenticare, è quello delle origini di Fertilia, bonifica, ritorno a questa parola. Tutto comincia nel 1897, in questo caso sono un po' catedratico, ma bisogna fare anche un po' qualcosa così di
di schematico. Nel 1897 lo Stato italiano applica due leggi, approva due leggi che servono a bonificare le zone incolte e abbandonate. Le lascia l'iniziativa in mano ai privati, però l'iniziativa appunto non ha successo, benché lo stesso Stato intervenga per dare l'avvio ai lavori di bonifica con la costruzione del villaggio Calic, che ripete uno stile architettonico lievemente neomedievista, come era un po' il gusto dei tempi degli anni venti. Ma non si fa nulla, il villaggio Calic rimane quello che è, e noi lo possiamo vedere ogni giorno quando andiamo appunto a Fertiglia, sempre più, un pochino più trascurato. Quindi bisogna arrivare al 1933, l'anno in cui a Ferrara viene costituito l'ente ferrarese di colonizzazione da parte degli ordini professionali di Ferrara, le banche e anche la stessa la compagnia di assicurazione di Ferrara. Anima di questa iniziativa è un personaggio discusso che limita un po' la libera discussione su quello che è stato l'inizio dei lavori di bonifica, cioè la costruzione di un nuovo apparato politico-amministrativo che diventa appunto questo ente ferrarese di colonizzazione. Il personaggio di cui parlo è all'epoca molto noto, trasvolatore atlantico, si chiama Italo Balbo. Ma per affrontare questo tema, ecco perché io parlo di ipotesi narrative e non di storia, bisogna lavorarci molto, perché era un personaggio discusso in quanto apparteneva al regime, era stato molto apprezzato all'estero, non ha applicato le leggi razziali, e questo va suo merito, quando era governatore della Tripolitania, ma rimane sempre quel indimenticabile, appunto abominevole, periodo della sua vita giovanile quando militava tra le squadracce. Quindi bisogna lavorarci sopra su questi personaggi che però hanno dato vita qui ad Alghero alla situazione nuova, alla creazione appunto di un sistema di bonifica diverso da quello voluto dal regime dai governi liberali di prima. Cioè bisognava non solo effettuare la bonifica idrogeologica, cioè togliere le acque stagnanti da decine e decine di ettari e costruire canali di scolo e costruire anche dei poderi, ma anche creare, purtroppo questo avviene in tutti i regimi, non solo un colono, un abile colono, ma anche un abile adulatore spesso. Questo però non avviene non avviene che raramente, perché la propaganda chiede delle cose che un po' rimangono così da discutere, però la propaganda si propone anche di creare un uomo nuovo. Il colono, cioè, è un contadino che però deve essere anche nell'animo un soldato. E appaiono delle scritte e l'aratro che crea il solco, ma è la spada che lo difende. È chiaro che tutto questo noi fa sorridere ed è inaccettabile, però si unisce a campagne demografiche, anche queste sorrette dalla propaganda insistente per questo uomo che deve nascere, che è diverso da quello che dovrebbe essere fondato, costruito sin dalla puerizia del regime in carica. Il regime però è formato da persone che sono laboriose e dedicano tutta la loro vita, alcuni almeno, alla costruzione delle opere di bonifica, e si costruiscono 45 case coloniche, 60 km di strade interpolerali, poi un acquedotto
è naturalmente un ospedaletto, è un dopolavoro dovrebbe gestire la vita sociale. Nell'uomo nuovo è compreso tutto, anche le pause per rilassarsi, per divertirsi. Questa situazione va avanti sino allo scoppio della guerra. Uno dei punti fermi è la costruzione di città. La Fertilia è la primigenia, così è scritto nel documento murato nella chiesa, nel palazzo del fascio di Fertilia, le fondamenta dell'inaugurazione, che è stato preciso celebrato con uno stile trionfale quasi hollywoodiano. E vuol dire che questa situazione si prolunga sino allo scoppio della guerra, ma non è che la guerra poi fa terminare le speranze di redimere il territorio. Fertilia è completamente abbandonata, ma il territorio è ancora abitato dai coloni ferraresi, laboriosi e intelligenti, che sanno sfruttare il terreno loro assegnato. Adesso io dovrei arrivare quasi alla fine dell'asse di tempo che mi è stato assegnato, cioè la costruzione dell'ente ferrarese di colonizzazione e Fertilia. Fertilia come baricentro dell'ente di colonizzazione, cioè il luogo dove dovevano essere sistemati gli uffici amministrativi, la chiesa principale, le caserme e via dicendo. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci il prossimo anno. Prima di introdurre l'architetto Giorgio Peghin, che ci parlerà proprio del valore dell'architettura di Fertilia, collegandomi al valore della memoria e collegandomi proprio agli edifici di questa borgata, vorrei ricordare uno dei padri dei principali edifici di Fertilia, un architetto che non so se poi alla fine è riuscito a meritare una via di Fertilia, qualcuno di Fertilia forse potrà confermarmi se esista o meno via Concenzio Petrucci a Fertilia. Se esiste non è una delle principali, ecco, perché non l'ho trovata. Comunque Concenzio Petrucci è un architetto tra i veri protagonisti dell'edificazione della città, anomalo, perché diciamo passa alla storia, come quasi tutti coloro che lavorano all'edificazione di Fertilia, come architetto di regime. Questo è un po' il bollo che, finita la guerra, toccava a tutti coloro che avevano fatto parte dell'edilizia razionalista durante il ventennio. Però Concenzio Petrucci, in realtà, nel pieno delle leggi razziali in Italia, sul finire degli anni 30, sposa un'ebrea tedesca, Brat, che è fuggita dalla Germania nazista proprio per le persecuzioni antisemite che erano lì cominciate un po' prima che nel 38 in Italia, e in modo anche, direi, più deciso. E successivamente, nella fondazione poi della Repubblica Sociale Italiana, si rifiuta di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. E questo per dire che non direi che corrisponde proprio al bollo di architetto di regime. Con tutto ciò, anche lui è stato dimenticato. Passo la parola quindi a Giorgio Peghin. Grazie Raffaele. Intanto davvero un saluto, un ringraziamento all'organizzazione che ha consentito questo incontro, questa riflessione su Fertilia. Devo dire che sono molto contento di ritrovare anche Enrico Valsecchi, con il quale abbiamo in passato discusso più volte sulla storia di Fertilia, abbiamo scritto alcune cose insieme, ma i suoi scritti sono stati fondamentali per ricostruire la storia di questo territorio, di Fertilia, ma non solo, anche di Alghero. Per cui mi ha fatto davvero piacere l'invito e soprattutto anche conoscere la Marisa Bruni. Abbiamo avuto modo di sentire, ma poi sarà lei a raccontare
la vicenda che hanno vissuto gli abitanti di questa città di fondazione, una città di fondazione che si colloca all'interno di una politica urbanistica degli anni 30 abbastanza complessa e articolata in diverse regioni italiane. Non possiamo comprendere la storia di Fertiglia se non la immettiamo nel più ampio percorso di bonifica e colonizzazione di una serie di territori italiani che il regime fascista, diciamo negli anni 30, ma un po' prima degli anni 30, ha intrapreso, realizzando una ventina di città di fondazione, alcune piccole, alcune molto importanti, la prima delle quali in realtà si fonda in Sardegna ed è Mussolinia di Sardegna, che l'attuale Arborea viene fondata nel 1928 e diventa il primo, l'esemplificazione insomma, di un modo di colonizzare. Ha citato bene Enrico Valsecchi la norma, una legge appunto del 1897. C'era un problema in Sardegna, non solo quello di colonizzare i territori, il problema demografico è ancora oggi presente nella nostra terra ed era presente anche allora. Queste leggi, queste iniziative, prima private e poi pubbliche, tentano quindi di riportare in territori spopolati, ma fertili e capaci di offrire naturalmente delle prospettive economiche importanti, cercano di, quindi di ripopolare e costruire quello che è davvero è stato in Italia un grande momento di modernizzazione, perché all'interno di una idea che forse aveva anche certamente diversi aspetti, c'è quello politico che non va dimenticato, il regime fascista tende a disurbanizzare, no? Per popolare le campagne, da un punto di vista economico è una strategia, ma anche da un punto di vista politico, evita i grandi assemblamenti urbani, perché questi possono essere anche oggetto, no? Oppure possono essere la miccia per eventuali rivolte. Allora, il ripopolamento delle campagne ha anche una valenza politica, però c'è dal nostro punto di vista dell'architettura e dell'urbanistica invece un importante contributo alla costruzione di uno stile nuovo. Forse le città di fondazione in generale, ma in particolare quelle di Sardegna, sono davvero uno specchio, una sorta di narrazione che ci consente di capire come si evolve lo stile architettonico e urbanistico negli anni 30 italiani, perché appunto partendo da Mussolini di Sardegna, che in realtà ha una sua origine dal punto di vista urbanistico abbastanza legata a dei modelli storicisti, quindi non propone nessuna particolare evoluzione in termini anche di linguaggio e di modelli urbani, in realtà poi dà origine a una serie di sperimentazioni che vedremo a Fertiglia si manifestano in maniera molto evidente, ma che sono all'origine probabilmente della principale città di fondazione italiana, che è Carbonia. Carbonia è una città che mi ha visto impegnato in vari fronti, quello dello studio e della ricerca con l'università, ma anche con il progetto. Abbiamo vinto nel 2011 il premio europeo del paesaggio per un progetto decennale che abbiamo fatto in quella città, un progetto che ha portato alla valorizzazione di quell'architettura e di quell'identità, potremmo dire negata, e che devo dire sarebbe interessante provare a riproporre anche per Fertiglia, proprio perché non bisogna avere degli approcci ideologici di fronte alla storia, di fronte alla memoria, dobbiamo essere capaci e forti, no? Da questo punto di vista, di considerare la memoria come un valore.
qualunque essa sia, serve proprio per testimoniare la nostra storia. E allora, dicevo, Fertilia in questo senso, e qui scorro molto velocemente alcune delle immagini, Fertilia diventa anche un po' una pagina interessante di questa storia dell'urbanistica e dell'architettura, perché ha due momenti che si incrociano nella sua fondazione, sono stati richiamati da Enrico Valsecchi quando ha ricordato che c'è un primo atto fondativo che è quello dell'ente ferrarese di colonizzazione del 1933, un primo progetto che è stato redatto nel 1935 e i progettisti sono Arturo Miraglia, che viene chiamato appunto dall'ente ferrarese di colonizzazione e poi sarà uno dei responsabili del genio civile su vari fronti, un ingegnere napoletano, poi Giorgio Gandini, che è un ferrarese, architetto ferrarese, impegnato anche nella costruzione dell'aeroporto di Fertilia. Non ho immagini dell'aeroporto di Fertilia, ma ci sono delle straordinarie congruenze tra l'architettura dell'aeroporto e una certa architettura di Fertilia, cioè l'unico frammento che rimane del primo progetto del 1935, che è la scuola elementare. Perché appunto due progetti si elaborano. Un primo, che è questo che vedete adesso in questa planimetria, è un progetto che dal punto di vista urbanistico non evolve dei modelli particolarmente originali, si fonda un po' sull'idea della città giardino. Che cosa significa? Una serie di lotti in cui si costruisce un edificio isolato, intorno c'è il vuoto e spesso nella città giardino si costruisce un grande vuoto centrale, una grande piazza in cui tutti gli edifici principali si affacciano. E questo è quindi questo progetto che, dicevo, dal punto di vista urbanistico è forse meno interessante, ma è molto interessante dal punto di vista architettonico, perché gli edifici che erano stati pensati hanno proprio quella pulsione verso l'architettura razionalista che in realtà poi un po' viene meno nel progetto realizzato. Un'architettura razionalista che nel 1935 è ancora il controcanto a una retorica di regime stilistico che cerca di ricostruire in realtà i fondamenti di uno stile sul passato, eccetera. Quindi nel regime fascista, si parlava con Raffaele, appunto, c'è un momento in cui l'avanguardia artistica comunque convive con una retroguardia. Poi vincerà quello che viene chiamato, un po' per semplificazione, lo stile piacentiniano. In realtà viene a perdersi la spinta innovativa, rivoluzionaria, avanguardista anche del regime fascista, per trasformarsi in una sorta di come dire, pace politica e di retorica e anche nelle sue forme espressive. Ed ecco che allora questo primo progetto è un po' il punto di svolta di questa idea anche di architettura urbanistica. Infatti nel 35 si tracciano comunque le prime strade, l'esedra, quella in cui sono stati costruiti la chiesa, la scuola, eccetera, fa parte di questo primo progetto che prevedeva, in realtà lo vedete in questa assonometria, una grande piazza. L'esedra viene tracciata, viene costruita la scuola elementare, viene inaugurata nel 1936 Fertilia, ma in realtà esisteva solo la scuola elementare. E poi, per una serie anche di motivi legati a un disinteresse del regime fascista verso un impegno economico importante in Sardegna, si potenzia l'agropontino, si iniziano a pensare i progetti per Carbonia e per diciamo, il soddisfacimento in periodo di autarchia. Non dimentichiamoci che a un certo punto le sanzioni economiche che le Nazioni Unite portano all'Italia impediscono una
diciamo il fabbisogno, in cui dicono all'Italia di avere un fabbisogno energetico che ritrova soprattutto nel carbone, quindi c'è una sorta di disinteresse, e Mario Scione cerca di rilanciare un po' l'interesse chiamando anche degli architetti che in quel momento sono architetti che hanno un certo peso, no? Nel regime, che sono il gruppo 2P, ecco, questa è la scuola elementare che viene realizzata. Non entriamo nel merito, però è davvero un gioiello dell'architettura nazionale, una delle poche conservate molto bene, con un restauro che era stato seguito dalla sovrintendenza, anche da me presente, avevo avuto una convenzione proprio per quel restauro. Ecco, qui ci sono alcuni confronti con Littoria e altre città dello stesso periodo, appunto dal punto di vista urbanistico. Solo una citazione, questa è Tramariglio. Tramariglio viene costruita successivamente sul progetto di Arturo Miraglia, che viene appunto gli viene tolto l'incarico di Fertiglia, ma forse un po' per bilanciare questa cosa gli viene dato l'incarico di progettare Tramariglio, che ha anche delle similitudini interessanti con il primo progetto di Fertiglia. E dicevo che Ascione quindi chiama il gruppo 2PST, appunto Concenzio Petrucci, Paolini, Silenzi e Tufaroli. Sono degli architetti importanti in quel momento, stanno realizzando altre città di fondazione, Pomezia e Aprilia in particolare, e infatti Fertiglia sarà costruita con dei modelli che vengono proprio traslati con qualche modifica dalla esperienza anche costruttiva di Aprile Pomezia direttamente nella città, e poi lo vedremo. Naturalmente cambia tutta l'idea urbanistica, rimane come vedete la grande esedra, però in realtà si costruisce una città compatta, una città di pietre, una città fatta di edifici di isolati, di strade definite dalle cortine murarie. È una città che richiama i borghi medioevali, questo era anche delle intenzioni, provare a ricostruire simulando l'idea di una identità urbana e architettonica che potesse essere riconosciuta da chi la doveva abitare. E dovevano venire i ferraresi, la pianura padana, in quelle parti ci sono molti borghi, soprattutto la presenza ad esempio dei portici, non è una questione di Sardegna, non ci sono mai stati i portici, sì, la Lollas è un portico che era incluso dentro l'abitazione privata, ma non esistevano i portici pubblici. Però questo diventa un motivo anche architettonico, l'arco a tutto sesto, quindi il portico, la torre comunale che richiama appunto le torri medievali, eccetera. Quindi davvero un atteggiamento nei confronti anche della storia e della modernità un po' ambiguo, ma tutto sommato oggi ne riconosciamo dei valori molto interessanti, perché c'era appunto una ricerca urbanistica che si rifaceva a un urbanista viennese che si chiama Camillo Sitte, che si contrapponeva all'urbanistica moderna che tendeva a disgregare, no, la città compatta, e questo Camillo Sitte invece consigliava di costruire le città con le fughe, con i punti di vista, con la sorpresa della città medievale. Un po' succede a Fertiglia, ma succede anche a Carbonia e succede in altre città di fondazione. Camillo Sitte viene tradotto da Gustavo Giovannoni, che è uno dei, diciamo, principali fautori dell'architettura del fascismo, e quindi diventa uno dei testi più letti e più seguiti in quegli anni. Ma Fertiglia anche, vedete, nella parte finale, poi non verrà realizzato, in realtà c'è anche un quartiere, potremmo dire moderno, razionale, costruito invece su tutta un'altra filosofia. Anche Carbonia tiene insieme questi
due registri dell'urbanistica, per cui ecco che c'è una compromissione, ma sono dei manifesti molto interessanti di un momento della ricerca, appunto, in cui ancora si sta sperimentando e si stanno tentando delle strade, devo dire, originali anche rispetto al panorama internazionale. Oggi le città di fondazione italiane sono guardate e studiate anche per questa loro capacità di aver tutto sommato aperto strade e ricerche differenti rispetto ad esempio a quelle del razionalismo tedesco, delle Siedlung, eccetera. Naturalmente non mi dilungo su questioni che sono anche eccessivamente disciplinari, però ecco che quindi a Fertiglia non è vero che scompare poi la Fertiglia costruita in seguito, non scompare del tutto il razionalismo, ma un po' si maschera, no? All'interno di questa idea più storicista, e si maschera anche per il materiale che viene costruito, con il quale viene costruito. La scuola elementare ha ancora il cemento armato, le grandi vetrate, il ferro, tutte cose che vengono, non dico vietate, ma vengono limitate solo ad edifici veramente importanti. Per il resto, in periodo di autarchia, bisogna costruire con i materiali locali, con tecniche che abbiano il meno possibile bisogno dell'uso del ferro, eccetera, eccetera. Ed ecco che allora abbiamo queste architetture massive, stereotomiche, potremmo dire, fatte da volumi quasi puri. La chiesa, nella sua versione originale, poi verrà aggiunto appunto il campanile, è davvero un esempio molto interessante di questo linguaggio e architettura. E poi naturalmente il riferimento alla metafisica, al Novecento, è presente un po' in tutte, scorro un po' di immagini. Questo è il palazzo comunale appunto, perché Fertiglia doveva sorgere come un centro proprio di servizio alla bonifica e amministrativo, il centro amministrativo della bonifica e della colonizzazione. Ecco la scuola, il Cineteatro. Il Cineteatro nel 97, ricordo, abbiamo fatto un progetto che ha vinto anche un premio, è stato esposto alla Triennale di Milano, proprio di recupero, stiamo parlando di più di 20 anni, 30 anni fa, ancora così si è tentato in tutti questi anni di fare qualcosa, ma il Cineteatro è ancora lì. Ecco alcune immagini della città in costruzione, vado avanti abbastanza velocemente. In realtà la città viene costruita così come la vediamo nel dopoguerra, perché nel 1940 la costruzione si interrompe, non ci sono più le ragioni, no? C'è la guerra, non ci sono più le ragioni per portare avanti un progetto che addirittura era, no, di matrice fascista. Però è proprio, lo racconterà poi Marisa, è proprio la necessità di trovare dei luoghi per abitare, delle comunità giuliane profughe, che fanno in modo che venga ripreso il cantiere. Viene ripreso da Fausto Cella, allora responsabile del genio civile di Sassari, che in maniera molto intelligente riprende i progetti originali, fa qualche lieve modifica, quindi costruisce e completa la città così come la vediamo oggi. Questo è interessante, questa immagine, aspettate se la riusciamo a recuperare, forse no, era solo una, ecco, questa immagine è interessante perché si vede insieme le due anime, no? La scuola elementare di matrice e invece la chiesa, che poi viene realizzata con un altro stile. E ancora alcune immagini, ecco, questo è il confronto tra il piano regolatore di Fertiglia, Aprile e Pomezia, ma guardate anche questo sono appunto Pomezia, Aprilia e Fertiglia, e chiaramente si vede che questo è appunto Pomezia e Fertiglia, il linguaggio è quello, i progettisti sono gli stessi, ma addirittura il Cineteatro e la Casa del Fascio sono gli stessi di Pomezia, solo che viene ribaltata la pianta e viene costruito poi con dei materiali differenti.
e scorrono qui solo immagini così della Fertile attuale, devo dire straordinaria, e qui davvero richiamo ancora quello che si è detto anche prima, l'ha detto Raffaele, l'ha detto Enrico, della, non dico necessità, ma opportunità di costruire un grande progetto per Fertilia. Io ho sempre detto, Alghero è uno dei pochi territori che ha due centri storici straordinari, uno antico e uno moderno. Oltretutto ci sono delle opportunità di mettersi in rete, di costruire, poi Fertilia non è così grande, Carbonia è stato davvero problematico, è ancora problematico, abbiamo lavorato tantissimo. Fertilia è come una grande, è un'architettura della città, non si può pensare al singolo edificio. Fertilia va trattata come un unico insieme e non puoi fare un intervento di un certo tipo in un punto perché snaturi l'unitarietà che è il carattere poi della città di fondazione. E quindi il richiamo fatto da te Raffaele è un richiamo generale, quindi spero che anche questi incontri possano servire tutto sommato per rianimare continuamente, no, un interesse verso il nostro patrimonio. Grazie. Va bene, colgo l'occasione per ricordare l'ingegnere Fausto Cella che hai citato, perché è stato un po' un uomo Faber dell'Alghero ferita dalla guerra, non si è occupato soltanto della qualificazione, diciamo, di quel cantiere che è rimasto in sospeso, che era Fertilia, ma ha tirato le righe di un piano di ricostruzione della città dopo il bombardamento del 43, quindi insomma un uomo che ha lasciato un'impronta importantissima. È lui che decide, tanto per intenderci, che alcune piazzette fatte dalle bombe degli inglesi restino piazzette, è lui che decide di non ricostruire, di lasciare un varco tra via Cavour e i bastioni. Insomma, noi oggi giriamo in una città certamente che ha una sua storia molto antica, ma che ha avuto poi l'impronta di un uomo che ha saputo adattare un'occasione così disgraziata come il bombardamento a nuove prospettive di rinascita per questa città. Anche lui è un'altra di quelle persone, insieme ad Antonio Simon Mossa, sono due personaggi che dovremmo costantemente ricordare. Prima di passare la parola a Marisa Brugna, che ci darà di Fertilia forse l'elemento più importante, che è l'elemento umano. La storia di Fertilia è stata certamente poi caratterizzata in maniera decisiva dall'arrivo dei profughi giuliani e si è legata in maniera indissolubile con i destini di queste famiglie. Prima di passare la parola a lei, volevo ricordare un episodio che ci dà probabilmente la misura di quanto la conservazione della memoria sia importante, e ci offre l'esempio di questo proprio i primi profughi giuliani che giungono a Fertilia. Domenico da Pass, così si deve pronunciare, vero? Mi hai corretto tu. Domenico da Pass è un ragazzo di 22 anni che, come tanti italiani, muore in un fronte di guerra molto lontano dalla sua terra. Lui è nato a Pola nel 1919. Muore nel 1941 nel fronte africano, in Africa orientale. E addirittura ha due date di morte, una il 25 di febbraio attribuitagli dal Ministero della Difesa e una invece addirittura ad aprile attribuitagli dal comando, che comunica un po' in ritardo alla famiglia da Pass la morte di Domenico. Ebbene, lui muore da soldato italiano che ha una sua patria e una sua città natale, che è Pola. Ma le cose cambieranno da lì a pochi anni e l'Istria perderà il legame con l'Italia, almeno da un punto di vista politico. Le persecuzioni dei titini, del maresciallo Tito, e la necessità anche di ricostruirsi un nuovo futuro da parte delle popolazioni che abitavano l'Istria li porta ad esempio a Fertilia. La famiglia da Pass, quando viene qui, immediatamente pensa a recuperare Domenico. Domenico è sepolto in Sudan, avvia subito le pratiche, ci vogliono 2 o 3 anni, ma nel 1948 Domenico da Pass, le spoglie di Domenico da Pass vengono disepolte in Sudan, in un piccolo cimitero militare,
e vengono portate ad Alghero, perché la memoria non si abbandona, non si può lasciare, e questo esempio viene proprio da una famiglia istriana. Prego Marisa. Grazie. Un caloroso saluto a tutti e un vivissimo ringraziamento per l'interesse che tutti voi manifestate in questo momento ascoltando la storia di Fertiglia. A me tocca il settore umano, la nascita di questa comunità e ciò che ha significato per ognuno di noi. Premetto che io a Fertiglia ho vissuto solo pochi mesi, ma la amo in modo incondizionato perché mi ha regalato la cosa più bella, la libertà. A Fertiglia io ho assaporato la libertà, la vera libertà. A Fertiglia sono giunti i profughi giuliani. Scappavano dalle loro terre natie, scappavano dal terrore, scappavano dalle foibe, scappavano dall'annientamento della loro identità, scappavano dal suolo tolto alla loro etnia, un suolo snaturato, e andavano incontro a un futuro violentato. Non era il futuro che avrebbero voluto vivere nelle loro terre e cui avrebbero passato il testimone ai propri figli. Furono costretti ad andare via, optarono, fecero una scelta, sì, a un prezzo tremendo, carissimo, per mantenere la loro identità, per essere ancora italiani, dovettero lasciare tutte le loro proprietà, case, terreni, chiese, campanili, città. L'Italia, signori, ha perso la guerra e quando si perde la guerra i confini cambiano. E bisogna pagare questi danni. L'Italia è povera, distrutta, non c'è lavoro, non ci sono case. E che fare? Deve mantenere però le promesse fatte a suo tempo, prima ancora che la guerra prendesse certi percorsi. E quindi a questo Tito, che ha aiutato a cacciare i tedeschi dalla Jugoslavia, che era stata invasa nel 1941 dagli italiani, a questo Tito l'Italia deve dare. E che cosa dà? Da tutte le nostre terre, tutte le nostre case, tutte le nostre campagne, da resti archeologici, da architettura, da civiltà, da buona parte di quella che era anche la vostra Italia, perché quelle terre erano anche italiane. E per tanti anni nasconde questo e impedisce ai nostri connazionali il dovuto rispetto. Avevamo diritto a questo rispetto, almeno a questo, perché arrivati in Italia siamo stati giudicati, essendo venuti via, avendo rifiutato questo socialismo, questo paradiso promesso da Tito. Ovviamente dovevamo essere di fede politica contraria, quindi tutti fascisti. E pensate nell'immaginario collettivo il giudizio che si è avvalorato ancora di più questa accusa di essere tutti indistintamente fascisti, quando a Fertiglia ci siamo trovati a dover vivere in una città di fondazione voluta dal regime, quindi 2 più 2 fa 4 per molti. È stato facile pensare ancora una volta che fossimo fascisti, e questa etichetta c'è rimasta e per taluni rimane ancora purtroppo. Invece si fuggiva dal terrore, ho detto, dalle foibe, dalle angherie, dagli soprusi, da non essere più liberi di vivere in base alla nostra identità. Si arrivava o a Udine o nel silos di Trieste, e da lì venivamo smistati, lì venivamo accolti nella promiscuità più annichilente, quasi privi di dignità. Da lì venivamo smistati in 109 campi profughi sparsi in tutta Italia. Uno di questi non era un vero e proprio campo profughi, ma fu Fertiglia.
non era un campo profughi, non era un ghetto, perché? Perché non aveva un reticolato, perché non aveva un poliziotto di guardia al cancello, come era, elementi che chiudevano i ghetti che ci avrebbero ospitato. Quindi ci spostavano in questi campi profughi, qualche mese in uno, due anni nell'altro, man mano qualcuno magari cercava di riunirsi a dei parenti, cercava opportunità di lavoro. Arrivavano nei campi profughi le circolari che invitavano a venire a Fertiglia, perché a Fertiglia stava sorgendo un tocchetto di Istria, un pezzo di Istria, una nuova pola. Però non tutti accettarono di venire, ma molti sì, e negli anni ne transitarono 3.500, salvo poi che per molti non fu l'ultimo approdo, perché le promesse non vennero mantenute e ci fu un controesodo. Molti andarono a Torino, a Milano, in cerca di opportunità. Che cosa cercarono gli esuli, i profughi a Fertiglia? Innanzitutto la sopravvivenza. Avevano ancora il cuore pieno di nostalgia, gli occhi languidi, vestiti con molta modestia. Qualcuno forse in tasca aveva la chiave della propria casa, sperando un giorno di poterla inserire nuovamente nella toppa e prenderne nuovamente possesso, perché molti cularono l'illusione che il trattato di pace del 10 febbraio del 47 dalla madre patria forse sarebbe stato ripreso in mano e forse l'Italia sarebbe riuscita a pagare quel debito di guerra e farsi restituire quelle terre. Nell'ingenuità fu una speranza che culò molti, ma col passare degli anni poi andò a scemare sempre di più. Ho detto, i profughi cercarono dapprima la sopravvivenza, a Fertiglia soprattutto, di dare una svolta a quel destino così crudele che li aveva costretti a vagare in altre terre, e poi cercarono la loro rinascita. Si fecero conoscere per la loro alacrità, si fecero conoscere per la loro onestà, per la loro mitezza. Perché eravamo venuti via? Perché non avevamo alzato i pugni? Perché non eravamo stati violenti? Perché non è nella nostra indole. Non abbiamo mai alzato un pugno contro nessuno. Nessuno nei vari campi profughi, nelle varie città, e neanche a Fertiglia, ha mai assistito a un sit-in, a una protesta. Non ha mai visto uno dei nostri bambini chiedere l'elemosina. Le nostre donne sono andate a lavorare e le nostre ragazze belle sono anche state criticate per la loro emancipazione, per quel darsi le pacche sulle spalle con i ragazzi, per aver già fumato allora, per portare le gonnelline corte e con queste girare in bicicletta, per giocare a pallacanestro. Faceva tutto parte della nostra cultura. Noi e le nostre terre sono state occupate da vari popoli, romani, bizantini, Venezia, l'Austria, e abbiamo ereditato elementi che hanno arricchito il nostro modo di essere, il nostro comportamento, quindi anche l'apertura mentale, le conquiste che sono arrivate poi anche in altri paesi, anche qui in Sardegna, perché i vostri figli, i vostri nipoti si comportano come noi facevamo già 70 anni fa, in tutta naturalezza. E qualche ragazza non è stata ben accetta nella famiglia del fidanzato, proprio perché la diversità fa paura, può essere positiva, ma fa paura. E quindi anche noi, questa massa di gente che veniva da chissà dove, appartenente a chissà quale genia, perché diversi nei tratti fisici, diversi nel comportamento, persone che non piangevano ma cantavano, perché a Fertiglia sotto i portici cantavano e venivano da Sassari ad ascoltare queste
queste persone che cantavano voci baritonali, magari col groppo in gola, però cantavano le loro canzoni e mantenevano in vita la loro identità. Quando un popolo, un'etnia abbandona il suolo natio così in massa, corre il rischio di perdere questa loro, che la loro identità si disgreghi per sempre. Invece l'abbiamo saputa traghettare e a Fertiglia proprio è nato questo nucleo che ha unito algheresi e profughi. E gli algheresi sardi che vivevano a Fertiglia hanno imparato il dialetto, giocavano a nascondino, giocavano, facevano il girotondo e c'è stata una comunione col passare degli anni, perché i locali hanno capito che eravamo persone pacifiche, persone che hanno cercato solo di integrarsi, persone che hanno chiesto solo un lavoro, non erano venuti solo per avere case gratuite, per avere terreni gratuiti, per avere il potere gratuito. È stato tutto pagato, il potere che mio padre ha avuto è stato riscattato allo stesso prezzo dei sardi e degli algheresi, senza nessuno sconto, pur avendo contribuito a pagare il danno di guerra con la sua casa e i suoi quattro compagni. La dignità ci ha accompagnato sempre. E io ho tanta rabbia, perché in questi ultimi anni, da quando è stato istituito il giorno del ricordo, e sempre più, quando se ne parla al telegiornale, viene finalmente ricordata la dignità in cui noi abbiamo vissuto questa tragedia. E io avrei tanto voluto che fosse mio padre a sentire queste parole, non io. Io ho avuto il mio riscatto, mio padre no. Mio padre, i nostri vecchi, tutti sono morti arrabbiati. Questo mi duole. Hanno scelto di essere italiani per la seconda volta. Noi siamo italiani due volte, una per nascita e una per scelta. E per tutto ciò che abbiamo pagato, solo noi, Signore. La guerra è stata persa da tutti noi. A pagare siamo stati solo noi. E non l'avete saputo per tanti anni. E per tanti anni molti non hanno saputo che quel che lì c'era l'Italia. E allora Fertiglia, per ricordare, per non perdere la memoria dei loro paesi, delle loro case, delle loro città, hanno battezzato le vie con i nomi via Zara, via Piazza dell'Istria, Lungomare Rovigno, via Orsera, via Fiume. Sono là le città italiane. E per tanti anni l'Italia non ha saputo che lì era gli italiani non hanno saputo che lì era Italia, e ancora oggi vanno là, oggi che Slovenia e Croazia, e li chiamano le città italiane coi nomi croati. Se andiamo in Francia, la capitale della Francia è Parigi, andiamo a Barcellona, andiamo a Bruxelles, andiamo a Bucarest, se andiamo da quelle parti, noi italiani, andiamo a Rijeka, la gloriosa Fiume, andiamo a Pula, che non è la Pula della Sardegna, ma è la Pola, via Pola, la via principale di Fertiglia, via Pola. Fertiglia dei Giuliani, per anni c'è stato il cartello, Fertiglia dei Giuliani, e non erano i banditi Giuliani, siamo stati etichettati anche con questa frase. Sono arrivati i banditi Giuliani, il famoso bandito Giuliano della Sicilia, anche lui. Nell'ignoranza, il timore fa sì che si diano delle colpe, si appiccicano delle etichette che niente hanno a che fare con la vera storia, la vera provenienza. La nostra profuganza non è mai stata un'ignominia. Ma ha solo parlato di grandezza, di ricerca di libertà, di ideali, di fede, di voler mantenere il proprio credo religioso, di far vivere i propri figli in libertà. E a Fertiglia questo c'è stato. Io sono arrivata dopo 10 anni e 4 mesi di campo profughi, solo nel luglio del 1959. Ho detto, a Natale
a Natale del 59 ero già Maristella nella mia prima casetta dopo un esodo tanto lungo. Pochi mesi, però, come ho detto inizialmente, Fertiglia mi ha regalato la libertà perché non ho più avuto un vitticolato attorno, non ho più avuto un poliziotto, quindi è stato un dono grandissimo. L'amo in modo proprio come se fosse una mia creatura, perché mi ha fatto questo dono immenso. E quindi so, pur essendo venuta molto tardi, so, perché hanno le mie stesse doti naturali, coloro che sono venuti già nel 46, dopo la strage di Vergarola. L'altro giorno, il giorno 18, si è commemorata la strage di Vergarola, successa a Pola. Sono state innescate delle bombe lasciate lì sulla spiaggia mentre c'erano delle gare nautiche. Sono morte 110 persone. L'Italia non ne ha mai parlato ed era ancora Italia. Ed era ancora Italia, perché dal 47 che è stata ceduta alla Jugoslavia. L'Italia non ne ha mai parlato. L'Italia non ci ha considerato. Noi esuli, 350.000 esuli, siamo la prova che la guerra è stata persa. E l'Italia avrebbe tanto voluto, guidata da Togliatti, che noi diventassimo tutti seguaci di Tito. Ma colui che parlava di uguaglianza, di fratellanza, nel frattempo infoibava, anche in tempo di pace, cioè attuava la pulizia etnica. E allora a quello noi non abbiamo posto credito, non abbiamo creduto, non abbiamo voluto sottostare a quel regime. Soprattutto i nostri genitori non hanno voluto che noi figli crescessimo come dei compagni comunisti, però figli di un dittatore, e quindi abbiamo scelto la via dell'esilio, abbiamo scelto la via del non ritorno. E noi ringraziamo i nostri vecchi perché ci hanno fatto vivere veramente liberi, liberi di pensare, liberi di esprimere le nostre idee, liberi di non farci fare il lavaggio del cervello, liberi di vedere tutti gli elementi e di poter dire che la storia non è solo quella che viene scritta dai venti, dai vincitori. C'è la parte degli esseri umani che può invece raccontare la verità, e quindi offrire anche elementi ai giovani, elementi di giudizio, affinché soprattutto queste cose non si ripetano, e far capire che la guerra, perché tutto è nato da una guerra sbagliata, che la guerra crea le sue vittime, ma anche la pace crea le sue vittime. Io mi considero più una vittima della pace, perché tutta la mia tragedia, crescere dai 6 anni e 2 mesi fino a 16 anni e mezzo in un campo profughi, non è una cosa piacevole. Sono 70 anni in Sardegna, mi considero un algherese d'adozione. L'amore ha unito le razze, quelle ragazze che una volta venivano guardate con sospetto, poi sono state pienamente accettate e amate nelle famiglie algheresi, quindi matrimoni, figli. Io stessa ho sposato un algherese, ho 3 figli, i miei figli hanno un cognome sardo, quindi il mio legame con la Sardegna è indissolubile, la amo in modo viscerale e dico che da qui non andrei più via. Grazie Marisa. Il contributo umano è sempre quello che maggiormente ci può avvicinare alla storia, e quindi tornando alle parole di Elia all'inizio, in qualche modo si chiude il cerchio e si raggiunge lo scopo della serata. Lo scopo della serata era quello di parlare di memoria storica, ma in realtà per fare del senso della conservazione della memoria la costruzione del nostro futuro.
le parole di Marisa sono state molto belle, non solo perché ci hanno avvicinato alla verità di quel momento storico, ma perché forse ci hanno dato la possibilità di vedere che qualcosa anche dell'attualità ha bisogno della stessa sensibilità, della stessa attenzione. Marisa fa una cosa bellissima, e ci tengo a dirlo da insegnante, e da anni, da ex insegnante, non ha lasciato, diciamo, il mestiere e continua a frequentare le scuole per andare a raccontare questo pezzo di storia ai nostri ragazzi. E gli siamo tutti debitori di questo, e i ragazzi ascoltano da lei cose che purtroppo neppure i libri riescono a comunicare con la stessa efficacia, con la stessa chiarezza. Quindi a Marisa in particolare va il mio ringraziamento. Ringrazio poi anche Giorgio Peghin dello splendido intervento sull'architettura, e ringrazio, come tutte le volte che ho l'onore di sedergli a fianco, Enrico Valsecchi, che considero il padre della ricostruzione della storia di questa città, soprattutto della storia contemporanea. Se potessi avere l'onore di sceglierlo come maestro nella ricerca della storia, lo farei, l'ho sempre detto. Ringrazio voi per l'attenzione, buona serata, grazie.